Dopo un lungo fermo causa emergenza coronavirus, le città iniziano a riprendersi i propri spazi. Da lunedì 18 maggio, così come stabilito da governo e regioni, ripartono attività in stop durante il lockdown. Parrucchieri, centri estetici, ma anche bar e ristoranti, il settore moda e tessile, il cui fermo è risultato doloroso ma necessario. Ora possono riaprire i battenti. Ma attenzione, il virus è ancora tra noi, dice il comitato di esperti, dunque indispensabile adottare misure precauzionali. Distanziamento sociale, accessi contingentati in spazi ristretti, anche l'uso di dispositivi di protezione individuale. I dubbi circa le nuove prassi sono numerosi, così come crescono le incertezze per i commercianti circa l'adozione delle stesse misure previste. Saranno sufficienti? Come verranno applicate? Quale impatto avranno sul nostro stile di vita e sull'economia? Non resta che fare un primo giro di giostra, rammentando a noi stessi che una maggiore attenzione e un rigore nel rispetto delle regole ad oggi può fare la differenza. La ripartenza è stata organizzata nei minimi particolari, da tutto quello che ci ha chiesto il governo, mascherine, guanti per noi, abbiamo aggiunto in più i copriscarpe, abbiamo la temperatura, come potete notare, per tutti quelli che entrano nel nostro salone, anche la sterilizzazione degli asciugamani per quanto riguarda le spazzole, abbiamo dato i kit monouso personalizzati per ogni cliente, si cerca di ripartire con tutte le cautele, speriamo soltanto che il governo ci venga un po' incontro e capisca le difficoltà che abbiamo affrontato in tutto questi quasi 3 mesi per noi di chiusura e che non abbiamo ancora ricevuto nessun tipo di contributo. Eh beh sì, dopo 15 giorni di riapertura, diciamo, adesso si riparte con la seconda fase, che è il servizio al banco con i nostri clienti, avere il contatto con il pubblico, che è il servizio che si offre, diciamo, nei ristoranti e nei bar. Quindi per questi primi giorni. Come primo giorno lavorativo, con tutti gli impegni che ci siamo presi, penso che andrà benissimo come giornata. La speranza che tutti possiamo mantenere delle regole rigide e ben seguite, in modo che ce ne veniamo fuori al più presto possibile da questa pandemia, perché non è una cosa semplice e non bisogna scherzarci sopra. Lo dico specialmente ai ragazzi, perché pare che ci scherzano troppo sopra.